Disaffezionato all'oggetto del suo lavoro. Ordini d'amore a cura di VB. La storia narrata in questo libro riassume alcuni capisaldi dell'insegnamento dei maestri immateriali. Valerio, il protagonista della storia, è uno dei tanti eroi della separatività, di quello stato di coscienza tipico dell'evoluzione media e medio-bassa, che fa ancora sentire ognuno separato dagli altri e inconsapevole di appartenere al tutto uno assoluto, comunemente chiamato Dio. Valerio è un maschio nella scuola, lavora cioè in un ambiente in cui la presenza femminile è preponderante e ha più modo di soffrire il suo forte senso di separatività. È disaffezionato all'oggetto del suo lavoro, che sono i suoi alunni, ed è distante dallo stato di coscienza dell'evoluto, che è comunione con gli altri. La frustrazione di Valerio si inserisce nello spazio lasciato vuoto dalla sua coscienza ancora insufficiente. È questa che lo spingerà ad usare le sue conoscenze esoteriche per fini egoistici, a fare della magia nera, ad emettere quella che comunemente si chiama una fattura. In genere, la fattura e le pratiche che essa richiede sono oggetto di derisione da parte di chi ignora. Si ride, ad esempio, degli antichi rituali che prevedevano la preparazione di pozioni contenenti distillati delle materie più incredibili. Dell'unghia del pollice di una donna morta da 3 giorni o della coda di un topo ucciso con un arco o di un'erba colta in un luogo inaccessibile in una notte di plenilunio. Chi ride di queste prove dimostra di non sapere nemmeno di intuire che queste ritualità ubbidiscono a una ragione precisa. Chi ha l'incrollabile volontà di procurarsi l'unghia del pollice di una donna morta da 3 giorni o la coda di un topo ucciso con un arco o un'erba colta in un luogo inaccessibile in una notte di plenilunio è anche capace di caricare il suo desiderio con una volontà tanto forte da materializzarlo. Queste prove hanno la stessa funzione degli esercizi che l'atleta compie per irrobustire la sua muscolatura. Nel caso dell'influenza a distanza, la muscolatura è la forza del pensiero. Valerio ha compreso questa legge ed ha sostituito l'impersonalità di quegli antichi rituali con la sua ritualità, che ritiene più utile per caricare al meglio il suo pensiero. Ancora non ha l'evoluzione utile per sapere che questa energia opera il bene o il male secondo l'intenzione di chi la usa. Se l'energia è usata a scopo altruistico, genera magia bianca, come la preghiera. Se è usata a scopo egoistico, come nel caso di Valerio, genera magia nera, che conduce chi l'ha usata a soggiacere al colpo di ritorno. Il sentire che costringe Valerio a vivere il lavoro di insegnante in maniera drammatica è il suo forte senso di separatività dagli altri. Questo senso, vissuto drammaticamente, lo spinge a usare l'energia pensiero in modo non altruistico. La scientificità con cui Valerio emette la sua fattura è un'ulteriore prova della sua insufficiente evoluzione. Infine, la scuola del tempo in cui Valerio insegnava rappresenta un ambiente evolutivo ricco di contatti con persone di ogni età, e questo si può estendere al vivere umano. L'influenza a distanza simboleggia in maniera esasperata eppure reale l'egoismo con cui un individuo di evoluzione media o medio-bassa può servirsi delle sue facoltà paranormali.
il colpo di ritorno rappresenta la reazione con cui la legge che è amore corregge, per consumarlo, il nostro senso di separatività. La correzione si attua sempre con eventi dolorosi da esperire in questa o in altre vite.